Buonasera amici di Eurosport, Daniele Fantini vi dà il benvenuto alla Kola Türk Arena di Istanbul. Siamo qua per seguire e commentare insieme il quarto turno di Eurocup. Questa sera il match di cartello è quello fra il Beşiktaş con la turca di Allen Iverson e la squadra francese della Svel Villeurbanne. La gara di ritorno che si gioca in back to back, perché già la settimana scorsa queste due squadre si sono incrociate nel gruppo B di Eurocup, grande esclusiva di Eurosport 2, tra l'altro gara di andata che abbiamo seguito anche su questi nostri stessi teleschermi su Eurosport 2. Avete visto anche nella terna arbitrale di questa sera che c'è anche il nostro Paolo Taurino. Dicevo, la gara di andata in cui la Svel vinse per 88-85, la classifica ora un po' sfalsata perché si deve ancora recuperare il match fra Göttingen e Beşiktaş. Vede la formazione tedesca del Göttingen in testa con un record di 3-0, poi Lemo Farm 2-2, Asvel 1-2 e Beşiktaş ancora senza vittorie con due sconfitte all'attivo. Il primo possesso è per la formazione di casa, che indossa la maglia bianca con i bordini neri. Il primo canestro apporta anche la firma di Fedor Likolitov, il centrone russo di 2,10 m, che con il gancione va a segnare il primo canestro per il Beşiktaş. Dunque subito in vantaggio la formazione di Allen Iverson, schierata nella metà campo difensiva. Il rimbalzo che viene raccolto da Iñárritu, subito l'apertura per lo stesso Iverson, che questa sera parte in quintetto solo, però senza Mary Chapman, per l'ex playmaker dell'Automatica Roma. Si presenta un avvio di partita in panchina. Intanto si va ancora a cercare la palla sotto, però questa volta il gancio di Oser si spegne sul primo ferro, poi una buona risposta di Gelabal con il canestro in svitamento dalla media distanza che porta la situazione in parità sul 2-2 fra Beşiktaş e Asvel dopo un minuto di gioco in questo primo quarto. Ora Iverson con il pallone fra le mani prova ad attaccare con la mano destra, subisce un minimo contatto, poi riesce comunque a trovare l'equilibrio per segnare i primi due punti nella sua partita. Primo canestro dal campo per Allen Iverson, Beşiktaş che torna in vantaggio sul 4-2. Ora Gelabal che riceve sul lato destro, va in angolo per servire Matt Walsh, che va a scambiare ancora con Fofana, poi la tripla di Matt Walsh entra ed esce, lavora bene a rimbalzo difensivo Iñárritu, che prova subito a far partire una mezza transizione. Si va ancora un po' con difficoltà in post basso per servire il corpaccione di Likolitov, che viene stoppato sotto dall'ombrello di Fofana. Palla persa però per il contropiede della Svel, può recuperare in campo aperto la formazione in maglia bianca. L'assist di Allen Iverson per il rimorchio di Iñárritu, che non riesce però a trovare la coordinazione per riuscire a segnare. Arriva però il fallo che viene speso sul giocatore polacco, che dovrebbe andare in lunetta. Rivediamo il contatto fra Iñárritu e Cliff Emmons, infatti sì, ecco l'ala polacca del Beşiktaş che va per il suo primo giro in lunetta in questa sua partita. Sono i primi tiri liberi in generale di questo match, mentre intanto c'è qualche problema sul cronometro che continua ad andare avanti nonostante il gioco sia chiaramente fermo per i tiri liberi che sta tirando Iñárritu. Intanto il Beşiktaş si porta sul 5-2, ora 6-2 col 2 su 2 di Iñárritu, che è un giocatore che ha nel complesso una buona mano, può far canestro con facilità anche dall'arco. Dunque Beşiktaş 6, Asvel Villeurbanne 2, la palla che va sotto, buon movimento che si protegge col ferro Devon Jefferson, non riesce però a trovare la coordinazione per riuscire a segnare. Può ripartire adesso il Beşiktaş, Iverson ha la palla in mano, vuole provare a giocare una pick and roll con Oser, però non si materializza il blocco dell'ala turca, che però va via bene a Demons. E poi il tentativo di lay-up che si spegne sul primo ferro, prova a correre ora Walsh, l'assist per Fofana, sul quale viene speso un fallo piuttosto violento da parte di Fedor Likolitov, il russo che dialoga con l'arbitro, dice insomma io ho toccato soltanto il pallone, però il direttore di gara non sembra essere della sua stessa opinione. Rivediamo, effettivamente la mano va sul pallone, però il fallo di Likolitov è con il corpo, ha sbilanciato il centro russo, è andato a toccare con l'anca, con le gambe il giocatore avversario. Dunque Fofana che va in lunetta, va a segnare anche il suo primo personale di questa partita, il secondo invece lungo, però
c'è un'invasione di un giocatore in maglia nera a rimbalzo, dunque si deve riprendere con questa rimessa da fondo per la formazione di casa, che riesce comunque a tenere un possesso pieno di vantaggio essendo sul 6-3, dunque doppiato la Svel Villeurbanne in questo inizio di partita. Ora Iverson, sul quale lavora con un po' di pressione Hammonds, poi Iverson usa un blocco per andare dentro, il contatto con Hammonds, poi arriva Fofana a stoppare, a cancellare il tiro, prova a partire in contropiede, Matt Walsh viene fermato fallosamente da Cettin, che è dato a spendere anche recentemente il fallo, perché in questo modo è riuscito ad evitare che la Svel Villeurbanne potesse segnare un canestro facile in campo aperto. Concede soltanto una rimessa lato, ancora Walsh che va a ricevere in punta, quindi frazione di passi piuttosto evidente da parte di Devon Jefferson, che è stato servito da Walsh nel suo taglio centrale, poi ha avuto un po' di difficoltà nella ricezione del controllo del pallone, ha messo prima per terra la palla. Ha mosso prima i piedi rispetto a... ha messo per terra il pallone dopo aver mosso i piedi, ecco così l'infrazione di passi e dunque la palla persa per la Svel di Villeurbanne. Ora Iverson ancora a lavorare in cabina di regia contro Hammonds, prova a servire Igneschi sul lato destro, la palla che va ancora dentro per servire il Likolitov, che ribalta a sua volta il lato, una tripla con spazio per Cettin che non trova però il ferro, poi ancora Cettin che si butta dentro, un altro layup corto, il rimbalzo di Walsh, il passaggio lungo, quasi un passaggio bowling per servire il contropiede di Hammonds, che riesce a capitalizzare in reverse il quinto punto per la Svel di Villeurbanne, che resta dunque a contatto sul 6-5. Iverson va dentro in zingarata, subisce il fallo di Walsh, anzi no, sfondamento, fischi del pubblico turco, questa è una chiamata un po' da rivedere, perché se Walsh aveva i piedi all'interno del semicerchio, come sapete con le nuove regole non c'è lo sfondamento, è sempre fallo commesso dal difensore. Infatti Iverson neanche lui è molto convinto di questo fischio, lui dice end one, voleva il canestro buono e anche insomma la possibilità di andare in lunetta col tiro libero supplementare, mentre Walsh si tocca un po' la testa che ha picchiato sul parquet dopo il contatto. Ora viene chiamato un fallo in attacco su un blocco in movimento, forse un po' un fischio di compensazione, mentre ancora Igneschi va a litigare con la terna arbitrale. Se potessimo rivedere nel replay questo fischio sarebbe interessante andare a vedere meglio nel dettaglio cosa è successo. Comunque rimessa lato per il Beşiktaş, palla che viene messa in mano a Dalenay, che però se ne libera molto velocemente per andare a giocare in posizione di off guard, riceve ora sul lato sinistro ancora contro Hammonds, poi sale Igneschi che si gira bene col movimento ricciolo, poi il tap-in che non va di Likolitov a rimbalzo difensivo, riesce a lavorare Fofana e strappare anche il pallone, Walsh dietro schiena molto elegante, serve ancora Fofana nel taglio centrale, il francese va a segno con discreto atletismo a centro area, subisce anche il fallo commesso da Auser se ho visto bene, la Svel che firma così il suo primo vantaggio in questa partita sul 7-6 dopo che sono stati giocati 4 minuti in questo primo quarto. Fofana che può tornare ancora in lunetta, sono già 3 i punti a referto per lui, restano però tali perché il tiro libero entra ed esce sul secondo ferro, poi Igneschi, brutta roba, non trova lo spazio per lo scarico, per il rimorchio, può partire ancora lo Svel Villeurbanne con Matt Walsh, lo scarico intercettato per Fofana, può partire a sua volta dunque il Beşiktaş, altro butto passaggio, 3 azioni molto simili con una superiorità numerica in campo aperto non concretizzata da entrambe le squadre. Qua un altro passaggio sporcato, poi l'ultimo tocco è di un giocatore del Beşiktaş, dunque la palla che resta in mano al Villeurbanne, che si muove ancora con un punto di vantaggio, con Hammonds che riesce a battere Iverson sul blocco, poi l'arresto e tiro, tiro corto, poi a rimbalzo c'è un contatto fra Fofana e Igneschi che si allacciano, il fallo che viene fischiato al giocatore francese che secondo l'arbitro ha iniziato il contatto cinturando proprio Igneschi da dietro, come rivedete anche nel replay la manona di Fofana che è andata proprio sul petto e sul collo del giocatore polacco, dunque rimessa da fondo per il Beşiktaş che viene ancora
messa in mano ad Allen Iverson, che però preferisce giocare in posizione di guardia. Lascia il pallone a Cettin, che dunque porta avanti la sfera nella metà campo offensiva, prova ad andare via sul lato sinistro, poi rimette ancora in punta per Iverson, che lavora sul blocco, si arresta, prova il tiro dalla media che non va. Poi Walsh, forse con infrazione di passi a rimbalzo difensivo, riesce a strappare il pallone proprio dalle mani del suo compagno di squadra Fofana. Poi la palla che viene messa in mano a Jefferson, che non trova però sbocchi per poter penetrare. Allora si ricomincia ancora da Cliff Emmons, contro di lui lavora Iverson, prende il blocco di Fofana, va dentro contro Likolitov, non trova però il canestro. Poi il russo a rimbalzo difensivo subisce il fallo col pallone che era stato preso da un po' da Fofana, un po' da Gelabal, ma in maniera fallosa. Vedete come si lamenta ancora il centro francese. Possiamo anche riapprezzare nel replay l'azione precedente. Likolitov va le mani sul pallone, poi arrivano entrambi, sia Gelabal che Fofana, a smanacciare la palla vagante. Però viene commesso il fallo appunto dal centro francese. Dunque pallone che torna in mano al Beşiktaş, ancora con Cettini in posizione di playmaker. Si chiama lo schema, ma un'azione molto farraginosa questa per la formazione di casa. Cettini si butta dentro davanti a Walsh, li tira in faccia, un bruttissimo tiro costruito anche male con il pallone fermo che ovviamente non trova il fondo del canestro. Quindi può partire Jefferson e innescare anche Gelabal in angolo, l'assist di Matt Walsh per servire l'ex giocatore dei Seattle Supersonics, che va a segno con la tripla per il 10-6, massimo vantaggio questo sul più 4 per l'Asvel. Ora un fallo che viene commesso sì, in situazione di blocco, il fallo commesso da Andrija Zizic, entrato al posto di Fofana, che aveva già commesso due falli in questa via di partita. Attenzione a Zizic, un giocatore esperto che ha un passato anche nel Barcellona, si è allacciato in questo caso con Likolitov. Il direttore di gara ha ritenuto giusto fischiare il fallo al giocatore dell'Asvel. Likolitov in lunetta, segna il primo, non è un giocatore molto affidabile, tira attorno al 50% della striscia della carità. Buono comunque il suo primo personale, buono anche il secondo. Dunque il Beşiktaş che resta comunque in piena partita sul meno 2, 10-8, 4 ancora da giocare in questo primo quarto, con Matt Walsh che riceve il pallone in punta marcato da Mari Chapman, che è entrato dalla panchina, ora giocherà nel backcourt insieme ad Allen Iverson. Chapman che mette pressione sul pallone su Matt Walsh, lo costringe a chiudere il palleggio, la palla riaperta per Zizic, che ha quel tiro dalla media nelle corde, va subito a bersaglio il centrone croato ex Barcellona, classe 80, riporta la Svel sul più 4 quando il punteggio dice 12-8. Ora Chapman in cabina di regia prova a innescare la tripla sul lato opposto da parte di Cettin, tripla che si spegne però sul primo ferro. Dunque il rimbalzo che viene contato dalla Svel di Villeurbanne, prova a giocare il blocco con Gelabal. Zizic, Gelabal si butta dentro, poi lo scarico, l'assist per servire Devon Jefferson, facile canestro per Jefferson dalla media. A Svel ora sul più 6, sembra ora la formazione francese ad avere l'inerzia in mano in questa partita. Likolitov con il gancione a centro area che entra e esce, sfortunato qui il giocatore russo, rimbalzo che viene controllato invece da Gelabal. Poi la palla ancora in punta per Walsh, ancora Chapman su di lui, Gelabal riceve all'altezza dell'attacca, non riesce a trovare sbocchi, riapre ancora per Walsh da lontanissimo a 7,5 metri, tiro corto però rimbalzo lungo, rimbalzo dinamico di Zizic, quindi extra possesso per la formazione francese con Jefferson sotto gamba, prova ad attaccare Ozer, riapre per Zizic, ancora dalla media, ancora segno Andrija Zizic, il croato un fattore in questi inizio, 16-8 con il Beşiktaş doppiato. Abbiamo saltato il time out in questa nostra sintesi, siamo rimasti con la Svel chiaramente in vantaggio per 16-8 dopo il canestro di Zizic. Sono già 4 i suoi punti in questo avvio di partita. Dunque Beşiktaş che ora fa fatica dopo un inizio piuttosto interessante. Ora Chapman che riceve, va a servire in post basso, Likolitov raddoppiato, riapre per Regnierski sul movimento dalla punta, palleggia, resta tiro in mezzo step back sulla faccia di Gelabal.
palla, la pulizia di Igneschi, il polacco a bersaglio, un canestro importante per tenere in vita il Beşiktaş che si arrampica ancora sulla meno 6, ora Iverson che rimane sul blocco di Zidic servito sulla lunetta, il palla che viene riaperta per Walsh che attacca il centro area, salta anche l'aiuto difensivo di Likoritov con un bel movimento molto leggiadro in virata. 18-10, la Svel torna sul più 8, ora Chatman in palleggio, serve Iverson che esce, riceve in punta contro Emmons, non c'è grande pressione, Iverson prova ad attaccare sul lato sinistro, trova ancora il contatto, trova anche il canestro, non c'è però il fallo. Altro bel canestro di Allen in penetrazione che sembra aver ritrovato un po' lo smalto dei vecchi tempi. Importante avere un Iverson che sia comunque pungente in attacco con le sue penetrazioni, ne ha già fatte due molto simili in questo primo quarto. Tanto arriva un fallo commesso lontano dalla palla lì in post basso dove c'erano un po' di sportellate mentre il pallone era in mano a Jelabal, però il Beşiktaş ha già speso il bonus, dunque Andrija Zizic potrà andare in lunetta mentre Likoritov, il suo primo fallo in questa partita, si siede in panchina. Al suo posto entra l'australiano Andrew James Ogilvy, meglio conosciuto come AJ Ogilvy, dunque centro Aussie di 2,11 m, classe 88, uno dei tra virgolette panchinari più interessanti per il Beşiktaş, mentre Zizic non tiene fede alla sua buona mano perché il suo primo tiro libero della serata è sbagliato, dentro e fuori. Dunque la Svel può tornare solo sul più 7, sul 19-12 dopo questo 1-2 dell'ex Barcellona. Ora Chatman con un ritmo piuttosto basso scambia con Yarangum, perso sull'arco, questo è il suo tiro, Yarangum dentro e fuori, sfortunato Jelabal che lavora ancora bene a rimbalzo difensivo atletico, riesce a controllare il pallone, mette in mano a Emmons, Emmons che lavora dal palleggio contro Iverson, un passaggio un po' complesso per Jelabal che poi mette in mano a Jefferson, si serve ancora Walsh che può attaccare con i centimetri del fisico Chatman in post medio, la finta di tiro fa saltare Chatman, Matt Walsh che lavoro, poi Jefferson sbaglia a rimbalzo, Jelabal a rimbalzo offensivo, pulisce tutto per portare la Svel sul più 9, 21-12 il massimo vantaggio per la formazione francese, ancora 25 da giocare in questo primo quarto. Chatman ancora con il ritmo basso per avere l'ultimo tiro di questa partita, anzi no, palleggio, resta e tiro, palla che entra ed esce, ancora Jelabal a strappare un rimbalzo difensivo, buon inizio del francese in questa partita, 10 secondi ancora sul cronometro, Walsh con la palla in mano, vuole attaccare dal palleggio lo stesso Chatman, gli tira sulla testa, tripla corta, poi rimbalzo per Iverson, però finisce qui il primo quarto, una buona Svel in vantaggio per 9 lunghezze, 21-12 sul Beşiktaş. Ci fermiamo un attimo e siamo ancora qui per il secondo quarto, tra pochissimo. Dunque più 9 a Svel, siamo già entrati nel secondo quarto di questa partita dopo che la formazione francese ha giocato un buon inizio. Ora Zizic dalla media, il suo tiro che però non entra nel canestro, poi Emmons che in tap-in riesce a correggere l'errore del compagno di squadra, a portare la Svel in vantaggio in doppia cifra sul più 11. Chatman ha sempre ritmo piuttosto basso offensivo per il Beşiktaş, ora Iverson con un grande actor studio riesce a far credere di aver subito un fallo da Emmons, che secondo me c'era il giusto, potessimo rivedere nel replay, non sembrava un grandissimo contatto sulla mano di Allen Ai e comunque si guadagna il fischio e dunque andrà anche lunetta. Cambi ora per la Svel di Villeurbanne, sul parquet il giovanissimo Leo Festerman, guardia francese, classe 92, 1,96 di altezza per lui, già visto fare bene anche nella gara di andata. Iverson in lunetta segna il primo, prova a ridare un po' di ossigeno al Beşiktaş che si vede sotto di 10 lunghezze in questo inizio di secondo quarto. Iverson però sbaglia il secondo, rimane fermo a quota 5, rimbalzo difensivo per Walsh. Ora c'è lo stesso Festerman in posizione di point guard per la formazione ospite, Iverson che sporca il passaggio che arriva comunque in mano a Jelabal. Ora Jefferson sul lato destro, si serve ancora Zizic in post basso contro Ogilvy, fanno a spallate i due Zizic, forse un po' di passi, poi riapre per Matt Walsh e poi Chatman gli frana addosso cercando l'anticipo, trova però soltanto le mani e il corpo di Matt Walsh, il fallo che è chiarissimo dell'ex Lottomat. Altro che
Non si può certo lamentare Mari Chatman per questo contatto, dunque rimessa a lato per la formazione in maglia nera col blocco di Jefferson per Walsh, brutto passaggio di riapertura sul perimetro, Iverson che controlla poi la palla vagante, prova a scambiare con Ojibwe, non trova però lo spazio per attaccare il canestro, poi va in zingarata, tiraccio che si stampa tra ferro e tabellone, permette il rimbalzo di Jefferson, Jefferson che mette a sua volta il pallone fra le mani di Leo Festerman che chiama il blocco. Contro Festerman lavora Iverson, non sale il blocco, dunque si va da Walsh. Walsh che schiaccia il pallone per terra per servire Zizic in post basso, ancora contro Ojilva e si muove di esperienza il centro croato. Va anche a seguire il fallo, il contatto da parte di AJ Ojilva. Dunque Zizic che si conquista un giro in lunetta, il primo fallo per Ojilva, ottavo invece di squadra per il Beşiktaş in questo primo tempo. Si dice arriva da un 1 su 2, buono il primo per riportare la svel sul massimo vantaggio, la forbice che si dilata ancora sulle 11 lunghezze. Ed è buono anche il secondo, dunque ha messo a posto un po' la mano si dice dalla lunetta. E sono già 7 punti per lui in questo primo tempo, massimo vantaggio nuovo per la svel, 12 lunghezze ora a dividere le due squadre, Chatman serve Iverson che ha a lungo in campo in questo primo tempo, Iverson poi va sul lato destro, riceve ancora il passaggio di ritorno, prova ad attaccare dal palleggio con le finte, manda al bar Festerman, poi lo costringe al fallo e come dicevo prima, un Iverson migliorato dal punto di vista fisico, atletico rispetto alle sue prime uscite. Avete visto qua come è portato alla barra il giovane francese della formazione ospite. L'ha costretto al fallo con quel lungo, con quella lunga serie di crossover e palleggi in mezzo alle gambe. Dunque rimessa a lato per il Beşiktaş. Yarangum mette in angolo per servire Cevic. Chiuso da Zizic, un tiro forzato sulla pressione dello stesso Zizic, il tiro è corto, Walsh a rimbalzo, palla che viene aperta per Festerman, ora ritmo basso anche per la svel che chiaramente vuole amministrare il largo vantaggio costruito finora, il blocco di Zizic per Festerman, riceve ancora Zizic, riapre poi in punta per Walsh che va ancora via Chatman, un casellante in difesa, l'ex Lottomatica si fa battere come uno spaventapasseri, la svel ora sul più 14, più che doppiato il Beşiktaş, prova a farsi perdonare Chatman, no, fallo in attacco e questa chiamata era correttissima perché il giocatore che ha subito lo sfondamento, in questo caso Festerman, non era dentro al semicerchio. Brutta lettura da parte di Chatman che è andato a sfondare. Vediamo, batte Walsh e poi arriva il fallo chiarissimo contro Festerman che ha posizione sotto la retina. E dunque palla persa sanguinosa per Mari Chatman a Festerman. L'assist splendido per Tilly che non riesce però a schiacciare perché subisce il fallo di Yarangum sotto canestro. Yarangum si sacrifica, spende un fallo per mandare lunetta a Tilly e questa poteva essere una schiacciata che poteva dare una grossa mazzata sul morale ai turchi in questa partita. Poi Tilly va in lunetta però sbaglia il primo tiro libero che entra ed esce, il prodotto di Utah, doppia nazionalità sia francese che statunitense, 1 su 2 per lui. Comunque 15 punti ancora il vantaggio della svel che continua a dilatarsi, Chatman in palleggio serve Yarangum ancora in post basso per servire Cevic, scusate in questo caso Ozer, attacca fisicamente proprio Tilly che prova a difendersi con un po' come può, con i gomiti viene commesso il fallo da parte di Kim Tilly, primo nella sua partita anche perché è appena entrato, comunque il giocatore americano ma di origine francese. Ora la rimessa di Iverson, un po' di difficoltà per mettere la palla in mano a Yarangum, zona intanto per la svel di Villeurbanne, Iverson mette in mano a Chatman il ribaltamento, ancora si passa per Chatman, non c'è il passaggio per Iverson, Yarangum, ripeto questo è il suo tiro, ancora dentro e fuori, specialista da tre punti Yarangum, 0 su 2 però in questa partita, poi a rimbalzo offensivo Ozer lavora, strappa il pallone, l'assist di Iverson finalmente per AJ Ojilvai, dalla media non sbaglia l'australiano,
annuisce Iverson, poi chiama qualcosa, vediamo se si mette a zona anche il Beşiktaş. Sembra proprio di sì. 2-3 con Iverson e Chatman, linea difensiva davanti, danno tantissime garanzie. Infatti subito battuta la prima linea difensiva del Beşiktaş, il fallo commesso proprio da Alenay mentre si stava un po' scaldando l'arena di Istanbul. Rivediamo, sì sì, fallo chiarissimo commesso da parte di Iverson che cala la mannaia sul braccio di Festerman. Dunque il giovane francese può andare in lunetta per rimettere 15 punti fra l'Asvel e il Beşiktaş. Vediamo, il primo tiro libero è buono per Festerman al suo primo giro in lunetta in questa sua partita, sono anche i primi punti per lui in questa gara. 30-15, ancora doppiato il Beşiktaş in questo secondo quarto. Vediamo se l'Asvel resta con la difesa zona, mentre Chatman, che lavora ancora con un ritmo piuttosto basso, no, torna uomo la formazione francese. Arriva però un fallo commesso lontano dalla palla su un movimento di smarcamento. Vediamo, fallo forse commesso ancora da Festerman, dovrebbe essere il suo secondo. Infatti Festerman dovrebbe essere richiamato anche in panchina. Vediamo se arriva un cambio, come segnala anche l'arbitro. Arriva la sostituzione, in campo c'è Polakomb, esatto, proprio al posto di Leo Festerman. Torna a zona ora la formazione francese, che rispolvera anche Bogavac con il numero 13 in campo di fianco a Lacomb per la prima linea difensiva di questa zona. Va anche con i veterani ora coach Nordin. Rimessa a lato per il Beşiktaş, Chatman viene perso, si alza per la tripla, secondo ferro, poi a rimbalzo lungo, lavora bene Yarangum, controlla il pallone, riapre ancora in punta per Iverson che prova a giocare con il blocco che gli porta Oser, va dentro Iverson, ribalta il lato per Yarangum che riceve sull'angolo, riapre ancora a sua volta per Iverson, trova l'autostrada per entrare, c'è un fallo non affischiato su Iverson che protesta a gran voce col direttore di gara. Però la sua tabellata, tra virgolette, riesce in qualche modo a servire Oser, che è arrivato a strappare questo rimbalzo offensivo, a subire a sua volta il fallo commesso da dietro da Bogavac. E dunque Oser che va in lunetta. Servono punti per il Beşiktaş, ma servono soprattutto punti su azione, perché il Beşiktaş sta muovendo il tabellone più che altro dalla lunetta, e anche piuttosto poco. E comunque Oser va con un 2-2, il centro turco. Ora il punteggio dice 30-17, quando ci sono ancora 5-46 da giocare in questo secondo quarto. Rientra anche Jelabal per il Villeurbanne. Salta in avanti il Beşiktaş, come vedete ha rosicchiato qualcosa con una mini parziale di 6-0, anzi 8-0, perché eravamo 30-15. Prosegue con la zona la formazione turca, poi la palla che comunque arriva sotto a Devon Jefferson, che con due tentativi, recuperando il suo stesso errore su rimbalzo offensivo, riesce a concretizzare. Poi si muove con il fisico Zer, il cancione sinistro però non va a bersaglio. Walsh, che ha strappato tanti rimbalzi difensivi in questo primo tempo, serve Kim Tilly in contropiede, subisce il fallo lo stesso Tilly. Vediamo se il fallo è commesso da Iverson, terzo fallo per Alenay. Attenzione, questa è una brutta tegola per il coach Big Tie. Avete rivisto il contatto che è arrivato sotto i tabelloni tra Oser e Iverson. Alenay seduto in panchina, appunto perché già ha commesso il terzo fallo dall'ex playmaker dei Sixer. Dunque Kim Tilly può tornare con un altro giro in lunetta. Buono il suo primo personale, arriva, ricordiamo, da un 1-2, un punto per lui in questa gara, 2 adesso con questo tiro libero. Si issa a quota 3, riporta comunque la Svel sul più 11, 4 ancora da giocare in questo primo tempo. Chatman in palleggio, prova a servire in punta Cettin, c'è spazio per la tripla che si stava però sul secondo ferro. Ancora Jelabal, anche lui come Walsh ha stato molto attivo a rimbalzo difensivo. Walsh con la finta in angolo, poi si arresta, palla riaperta per Jelabal che a sua volta mette in mano a Tilly. Si ricomincia dunque a giocare da
con la penetrazione, scusate, da parte di Emmons che però non riesce a convertire. Poi arriva un fallo commesso a rimbalzo, il fallo che viene speso da Gelabal, che non capisce tanto questo fischio, un po' perplesso l'ex giocatore dei Seattle Supersonics. Rivediamo, Gelabal salta a rimbalzo, ma sembra un gran contatto effettivamente commesso dal francese, però questo fallo vale comunque un giro di lunetta per Ogilvy. Buono il suo primo tiro libero, utile per riportare il Beşiktaş sul meno 10, 34 a 24 ora sul cronometro, 3:30 da giocare in questo secondo quarto. Ogilvy esce con un 2 su 2, prova a spingere ora Urban, ma rientra bene comunque sul tiro libero. La formazione di casa ancora schierata a zona, Emmons attacca dal palleggio, bello lo scarico per servire Jefferson, che però si mangia un canestro quasi fatto da sotto con l'appoggio con la mano destra. Ora Chatman prova ad accelerare, lo scarico in angolo per Yaranguma che non va, poi Ogilvy a rimbalzo offensivo, strappa il rimbalzo, si protegge col ferro nel traffico, gran canestro questo per l'australiano. Beşiktaş ancora vivo sulla meno 7, la zona sta cominciando a dare qualche frutto. Ancora Emmons, palla sul lato destro per Walsh, ancora servito Emmons, scusate, Jefferson sotto, poi Gelabal, la tripla svetta dall'angolo, a rimbalzo il pallone strappato da Tilly che però non riesce a trattenerlo. Palla 2 e il possesso alternato va a lasciare il pallone alla Beşiktaş. Si è visto la lotta a rimbalzo fra Ozer e Tilly, la frecciona indicava però possesso per il Beşiktaş, dunque la formazione turca che può ricominciare. Stadio abbastanza vuoto però questa sera per il Beşiktaş, non sta andando benissimo né in campionato nemmeno in coppa, dove ricordiamo deve ancora vincere una partita, anche se deve però recuperare quella con il Göttingen. Il record dice 0 vittorie 2 sconfitte. Chatman finalmente si fa vedere con l'assist per il taglio di Ogilvy, che lavora bene sulla pick and roll, inchioda l'australiano. Beşiktaş on fire in questo momento della partita, ricuce il divario a 5 lunghezze, 34-29. Gelabal va sul fondo a servire Walsh, che si alza senza pensarci troppo dall'angolo, tiro corto e storto. Chatman può correre in campo aperto, Ignerski con la schiacciata, due inchiodate consecutive per la formazione turca e il parziale che si dilata sul 16-4. Beşiktaş è tornato completamente in partita, 35-31, due assist di Mari Chatman, due schiacciate consecutive. E siamo tornati col possesso in mano alla svel di Villeurbanne, che deve mettere punti a referto perché il Beşiktaş sta vivendo un buon parziale. A palla sporcata ora da Ogilvy, ancora Chatman che può correre e distendersi in campo aperto, e il suo pane, palla per Yaranguma, ancora la tripla sbagliata, però recupera il rimbalzo lo stesso Chatman. Scusate, l'errore di prima era di Cetin che è in possesso del pallone in questo momento, contro di lui lavora Walsh, il passaggio consegnato per Chatman che gioca sul blocco contro Emmons, va in mezzo alle gambe, poi un tiraccio di Mary Chatman che non trova niente, airball dell'ex playmaker della Lottomatica. E insomma qua può svanire un po' il momento positivo per il Beşiktaş, bruttissima roba di Chatman che sentiva forse un po' carico, un po' caldo dopo le due buone azioni con gli assist serviti per le due schiacciate, ma però un po' esagerato. Ancora zona il Beşiktaş a lavorare contro Emmons, il palleggio, poi il passaggio per Walsh che trova benissimo con una gran lettura Zizic, semigancio a centro area per il croatone che riporta la svel sul più 5, canestro importante per provare a risvegliare la formazione ospite che sta vivendo davvero un brutto periodo. Ora Chatman si fa vedere sui blocchi, riceve sul lato sinistro però non riesce ad attaccare, allora si va per linea esterna, la tripla sul secondo ferro, rimbalzo per Emmons che prova a correre in campo aperto, Gelabal servito, va su, cambia mano in aria, che movimento di Gelabal,
subisce anche il fallo 2 più 1 possibile per l'ex giocatore di Seattle Supersonics. E qui ci sarebbe un replay per rivedere, per riapprezzare il movimento di Gelabal. Va su con la sinistra, subisce il contatto, cambia mano in aria e poi appoggia con la mano destra. Si godanno il fallo e anche la gita nella lunetta. Gelabal sta giocando a mio avviso un ottimo primo tempo, segna anche il suo personale, il 2 più 1 dunque viene concretizzato, 3 punti, anzi 5 consecutivi in questo caso per l'Asvel, che dunque si scrolla un po' di pressione dalle spalle. Chatman lavora sul blocco di Ozer, arriva però il fallo che viene commesso, viene speso da Paul Lacombe, altro giovanissimo prospetto francese, una guardia classe 90, come se non 90, 1,90 anche i suoi centimetri. E dunque avremo Chatman in lunetta, mentre Lacombe va a ricevere qualche indicazione, qualche suggerimento da una vecchia volpe come Matt Walsh. Dicevamo, Mari Chatman in lunetta. Servono punti per tenere il Beşiktaş in vita dopo, dopo il parzialone che aveva riportato i turchi sulla meno 3. Poi ritornate sulla meno 8 con quel controparziale di 5-0 della Svel. Ora il primo bersaglio per Mari Chatman, è buono anche il secondo, 3-9, 3-3, il vantaggio di 6 punti per la Svel, 25 per chiudere il primo tempo e chiaramente anche il secondo quarto. Emmons in palleggio, vuole giocare col cronometro, Chatman non gli mette tanta pressione, sale Zizic per portare il blocco, lo scarico per Jefferson che commette passi di partenza piuttosto banali e anche evidenti, dunque una palla persa piuttosto brutta questa per la Svel. Saltiamo il time out, dunque ultima azione col possesso in mano al Beşiktaş, Chatman in palleggio, il blocco di Ogilvy, Chatman va dentro per la corsia centrale, Yarangum dall'angolo, tripla che si arrampica sul ferro, si spegne poi oltre il tabellone, dunque la palla fuori, palla che va in mano alla Svel per questi ultimi spiccioli. Walsh, vediamo se riuscirà a concludere, ci prova Gelabal da lontanissimo, la sua preghiera però arriva cortissima, il rimbalzo per Jay Ogilvy, dunque Svel in vantaggio di 6 all'intervallo, 39 a 33 sul Beşiktaş. Sports news around the clock on Eurosport 2. Kick off with the latest results from around the globe. Stay ahead with the breaking stories throughout the day. Top it off with a full roundup of all the action. Sports news throughout the day on Eurosport 2. Dunque abbiamo lasciato la Svel sul più 6 all'intervallo, torniamo con i francesi in vantaggio di 8 lunghezze più o meno alla metà del terzo quarto, 47 a 39, mentre Iverson è tornato sul parquet, qua scivola sulla pressione di Zizic, riesce comunque a tenere il pallone in controllo, un'azione difficile ora per il Beşiktaş, Ozer la tripla quasi allo scadere, entro e fuori, poi a rimbalzo offensivo, e Yarangum che esce con il pallone in mano, serve Ogilvy, avvirata dell'australiano, fermata però dal fallo commesso da Gelabal. Buona iniziativa questa per Ogilvy, dato via di velocità a un giocatore che comunque è più atletico di lui, costretto a spendere il fallo, anche se non mi sembrava un grandissimo contatto in verità nel replay. Chatman si mette in proprio e fa molto bene Mari Chatman, spara la tripla dai 7 metri, riporta il Beşiktaş sul meno 5, 4-7-4-2. Vediamo come si schiera il Beşiktaş, ancora zona, Chatman e Iverson nella prima linea difensiva, Gelabal può attaccare il centro area, il ribaltamento per Walsh, palleggio, resto e tiro per l'ex Olimpia Lubiana che vuole anche il fallo, si accontenta però soltanto dei 2 punti, 49 a Svel, 42 Beşiktaş, ora è Chatman con la palla in mano che chiama lo schema, vediamo cosa uscirà da questo attacco, ne arriva un passaggio per Iverson che a sua volta va a servire Ozer in post basso, ribaltamento per Yarangum che ha 2 metri di spazio per la tripla, ancora sfortunato Yarangum dentro e fuori, poi Gelabal a rimbalzo difensivo, l'apertura in mano
a Cliff Emmons dal palleggio, serve Walsh sul lato destro contro Zero. Ogilvy si fa bucare da Jefferson che non riesce a schiacciare, poi a rimbalzo offensivo arriva Zizic e zitto zitto col gancetto sinistro appoggia al vetro e riporta la svel sul più 9, 51-42, 2:37 ancora a giocare nel terzo quarto. Il backdoor di Chatman lo chiude Jefferson, trova lo scarico per Yarangum, canestro di Yarangum buono col fallo commesso da Gelapal e la possibilità di un 2 più 1 dunque per Yarangum, che finalmente si sblocca dopo tanti errori dall'arco e lo fa andando vicino a canestro con l'assist di Mari Chatman. Bella lettura questa, devo dire, dai playmaker della Lottomatica. Dunque Yarangum va in lunetta, buono il suo personale, chiude così il gioco da tre punti per riportare il Beşiktaş sul meno 6, 5-1-4-5. Hammonds ora in palleggio, torna uomo, pensiamo di vedere qua il Beşiktaş, e così in questa azione con Chatman a lavorare su Walsh, però sono tanti centimetri di differenza, Walsh va via in palleggio anche piuttosto facilmente sul blocco, attacca il centro area, poi con la lacrima alla Tony Parker va a segnare il più 8 per la Svel, ancora il post basso di Ozer col gancione, la mano destra del turco è fatata e va a segno per riportare il Beşiktaş ancora sulla meno 6. Vediamo come proverà a rispondere alla Svel, c'è un cambio in playmaker, ora la porta Walsh, però la porta per poco perché rimette subito in mano a Emmons la palla che va in post basso, c'è Yarangum contro Gelabal, Gelabal serve il passaggio consegnato per Walsh, gran lettura sia di Gelabal che di Walsh che si fa ancora beffe di Mari Chatman. 13° punto per l'ex Olimpia Lubiana, Svel sul più 8, 5-5-4-7 il blocco di Ogilvy per Iverson, tiro fuori, equilibrio, Alenai va a segno, canestro d'autore per l'ex giocatore dei Philadelphia 76er, riporta ancora il Beşiktaş sul meno 6, botta e risposta in questi ultimi due minuti fra le due squadre, Gelabal riceve in punta, ribaltamento per Walsh, attacca ancora dal palleggio Chatman, direi molto vulnerabile in difesa, ora però Walsh rimette in mano a Emmons che si butta dentro, il fallo viene fischiato da Allen Iverson e non il fallo in attacco che veniva chiesto dal Beşiktaş per lo sfondamento su Ogilvy. Rivediamo nel replay se possibile, va dentro Emmons, dice Iverson, sì, lo spinge Alenai, lo spinge proprio contro Ogilvy, un contatto leggero però un contatto insomma decisivo per questa azione perché Iverson spinge chiaramente il suo avversario contro l'australiano e dunque quarto fallo per Iverson che dovrà sedersi in panchina in questo ultimo minuto del terzo quarto. Ricordiamo Iverson che ha guardato anche la scorsa gara di Eurocup tutta in panchina nell'ultimo quarto con un grande spazio a Mari Chatman che non ha gestito insomma in maniera molto saggia nel finale gli ultimi possessi decisivi. Intanto Emmons in lunetta ne esce con un 2-2, Svel ancora sul più 8, 5-7-4-9. Ora Chatman che porta palla, servito di Kolitov, poi Cettin ancora per Chatman in punta per Ozer che non ci pensa su due volte, tira da tre punti, poi la palla sporcata, Emmons la recupera, va via in velocità, serve Jefferson che non riesce però a chiudere in acrobazia, palla che entra ed esce dal canestro, sfortunato qua Jefferson, può correre però Yarangum, trova lo spazio per attaccare il fondo e va a schiacciare anche Yarangum. 5 punti per lui in un amen in questi ultimi due minuti. Ancora Beşiktaş a contatto sulla meno 6. Due punti da una parte, due punti dall'altra. Rimane sempre vivissimo questo terzo quarto. Ora l'ultimo possesso presumibilmente andrà in mano alla Svel. Lo gioca Walsh e subisce il fallo. Chiarissimo lo sgambetto sull'ex Olimpia Lubiana. Un po' nervoso Matt Walsh. Restituisce la palla con qualche effetto speciale di troppo dopo il contatto con Cettin. Eh sì, c'è lo sgambetto su Walsh che però cade male. Avete visto come cade sul ginocchio? Si fa anche forse male lo stesso Walsh. Cettin poi parla con l'arbitro, ma insomma il contatto c'era. Però non è speso il bonus
per il Beşiktaş. Dunque rimessa a lato per l'Asvel con pochi secondi ancora da giocare in questo terzo quarto. Falla in attacco ora, allora, che viene fischiato a Walsh, che provava a lavorare, a bloccare insieme a Jefferson. Movimento che viene considerato falloso dalla terna arbitrale, dunque punito l'ex Olimpia Lubiana, che dice sì, ma il mio avversario però si è buttato, avete visto? Eh sì, non aveva tutti i torti Walsh. Oser tripla sulla sirena, dentro e fuori, in and out. Dunque la svella sul più 6, 5-7-5-1, tra poco l'ultimo quarto di gioco qua alla... E dunque torniamo con le immagini che ci arrivano dalla Turca Arena di Istanbul, con la svella Villurban in vantaggio di 6 punti in questo inizio di quarto quarto. 5-7-5-1 il punteggio sul tabellone per la squadra francese. Rikolitov lavora in post contro Zizic e lo fa molto bene con il gancio cielo, il russo a bersaglio. Beşiktaş sulla meno 4 continua a rosicchiare punti la formazione turca, con Iverson in panchina per problemi di falli. 4 sullo score di Alenay. Ora Chapman lavora contro Emmons, però la palla passa dall'altra parte. Zizic sale per il blocco, Ammons non lo vede, si arresta da 3 punti sulla faccia di Mari Chapman, a bersaglio Emmons. Asvel che torna sul più 7. Ora Chapman, il passaggino corto per Rikolitov, a sua volta il consegnato per servire Cetin, che finta soltanto il tiro, poi mette la palla per terra contro Walsh. Tira adesso Cetin da 3, a segno. Dunque subito la risposta alla tripla precedente da parte di Cliff Emmons. Ora poi un tentativo di intercetto da parte di Oser sulla rimessa da fondo. Si sacrifica Oser mentre sale il coro Beşiktaş. Beşiktaş dagli spalti del palazzetto di Istanbul. 4 ancora da recuperare per la formazione in maglia bianconera. Walsh riceve in punta a giocare il blocco con Zizic, la virata di Walsh, gran movimento, palla che si arrampica sullo ferro però non entra. Poi Rikolitov fa piazza pulita a rimbalzo difensivo, la palla aperta per ancora Cettine, finta il tiro, poi serve l'assist con grande lettura per il taglio di Oser, che appoggia da sotto nel deserto. Che bella azione questa del Beşiktaş. 58 ora per i turchi, 60 per l'Asvel di Villurban, e gara completamente riaperta. Aveva 15 punti di vantaggio il Villurban nel corso del secondo quarto. Walsh sbaglia forzando dall'arco la tripla, e dunque il Beşiktaş ha la palla in mano per pareggiare o anche per superare con un gioco da 3 punti. Ora il passaggino di Chapman per servire in post basso di Rikolitov. Chapman ancora in proprio con la tripla a bersaglio. Mari Chapman, il Beşiktaş passa in vantaggio 61-60. Che parziale in questo inizio di quarto quarto, 10-3 per la formazione turca. Prova a rispondere subito Emmons con la penetrazione, la mano sinistra, subisce il fallo da parte di Oser in aiuto. Il fallo commesso dal numero 41 in maglia bianconera era piuttosto evidente, e dunque Emmons potrà andare in lunetta e giocarsi la possibilità di mettere al referto dei punti preziosi per riportare la Svel o in parità o di nuovo in vantaggio per un controsorpasso immediato dopo la tripla di Chapman. È buono il primo tiro libero per Emmons, dunque siamo in situazione di parità a quota 61. Buona gara finora anche per il playmaker della Svel di Villurban, piuttosto attivo in questo secondo quarto. Fuori però il secondo, che si stampa a lungo sul secondo ferro, e rimbalzo per la formazione di casa, che ora attacca sul grande incitamento del pubblico del palazzetto di Istanbul. Chapman aspetta il movimento sui blocchi da parte di Yarangum, che ribalta a sua volta per servire Cetin in palleggio. Può attaccare Bogavac, palla sporcata da parte di Zizic. Ancora Cetin che si arresta alla scheda dei 24 dai 10 metri. Rikolitov tocca soltanto il rimbalzo offensivo. Emmons può partire in campo aperto, però rientra bene il Beşiktaş. Allora Emmons vuole giocare col cronometro e costruire un'azione più ragionata. Bogavac riceve in punta sul lato sinistro
sinistro per Jefferson, che scambia con Gelabal prende posizione in post medio. Yarangumu difende forte col fisico su di lui, Gelabal li tira sulla testa, palla che entra e esce, Likolitov rimbalzo difensivo, la palla lunga per servire Yarangumu in campo aperto. Yarangumu riapre nell'angolo, costruisce la tripla con spazio a bersaglio da parte di Cettin. Seconda tripla per il turco in questo quarto quarto. Beşiktaş ora sul più 3, 6-4-6-1, con l'inerzia tutta dalla sua parte, nonostante un Iverson in panchina con 4 falli. Gelabal gioca il pick and roll con Jefferson, mette in mano Zizic dalla media, palla che entra e esce, tocca soltanto Jefferson a rimbalzo offensivo, poi sbaglia le tapine. Che bel taglio, che bella palla di Mari Chatman per servire Hozer in contropiede. Conclude bene il turco. Beşiktaş sul più 5, time out obbligato per l'ASVEL, ora davvero in rottura prolungata, meno 5. Ancora un salto in avanti, 7-3, 6-5, Beşiktaş che ha mantenuto, anzi ha incrementato il suo vantaggio ora di 8 lunghezze. Mari Chatman con la finta di gamba contro Emmons, la palla per Likolitov sale in punta, Cettini si muove, oggi vai sul blocco in aria, la palla che comunque va in mano a Chatman che scambia ancora con Likolitov, dovrebbe essere passi questo del russo, e sul movimento di ricezione ha fatto un passo e poi anche la virata, non può lamentarsi Likolitov in questo caso, la chiamata mi sembrava più che giusta. Rivediamo il passaggio, 1-2, no, i passi sono qua, sono sulla virata, ne ha fatti 3, ora va dentro il redivivo Fofana e va a trovare anche il canestro il centro francese, magrissimo però anche molto atletico. L'ASVEL che si riporta sulla meno 6, 7-3-6-7, ancora 3 minuti da giocare in questo terzo quarto, in questa partita nel complesso. Palla sotto in post medio per Likolitov che gioca di fisico contro Fofana, lo fa saltare e trova lo spazio per appoggiare il layup con la mano sinistra. Che bel movimento questo del turco, ingenuo però Fofana in quel caso, che ha saltato troppo presto sulla finta. L'assist di Emmons per Zizic che continua a sbagliare, un tiro che è ampiamente nelle sue corde, poi a rimbalzo tocca soltanto Cettin sul pallone lungo e mette in fallo laterale, dunque rimessa nella metà campo offensiva per l'ASVEL di Villeurbanne. 2:41 sul cronometro, Fofana viene richiamato in panchina dopo il clamoroso errore difensivo, torna sul parquet Kim Tilly col numero 14 in maglia verde e nera, mentre c'è Walsh che si occupa della rimessa lato contro Cettin, la palla che viene messa in mano a Emmons, il blocco di Zizic, Emmons va dentro, riapre per Gelabal, la tripla con spazio per l'ex Seattle Supersonics, ancora bersaglio, ripeto una gran partita oggi per Gelabal, riporta l'ASVEL sulla meno 5, 75-70. Ora Hozer chiude il palleggio, lì è una posizione non esattamente sua, Cettin può lavorare sul doppio blocco, Hozer ce l'ha questo tiro, lo finta, poi lo prende con Zizic in faccia, tiro lungo però Walsh ancora rimbalzo difensivo, già in doppia cifra di rimbalzi l'ex giocatore dell'Olimpia Lubiana. Gelabal ribatta per Emmons, 2 minuti ancora a giocare nel quarto quarto, Emmons si alza sulla faccia di Chatman, la triple lunga, Tilly tocca il tap out per mettere in mano a Walsh, Walsh a sua volta scambia con Emmons, il blocco poi di Tilly, raddoppio su Emmons che si va a conquistare un fallo con grandissima esperienza, facendo saltare Cettin con la finta di tiro e poi subisce il fallo andandogli sotto il corpo. Rivediamo, qua lo fa saltare, qua gli va sotto, prende il contatto, vorrebbe anche i tiri liberi però non gli vengono concessi, si riprende con questa rimessa laterale per l'ASVEL in zona offensiva. Walsh riceve dalla punta, forzato il corto, poi il tocco di Zizic sulla schiena di Likolitov che aveva controllato il rimbalzo difensivo dopo che il pallone si era stampato sul primo ferro. È una brutta scelta per Walsh, però va bene che si sentiva forse caldo, però poteva aspettare a prendere quella tripla, poteva costruire meglio questa azione che era comunque importante. Rimessa un po' difficile per Chatman perché c'è la pressione alta da parte di Emmons che prova a rubare il pallone, poi un po' di contatti fra due, gli arbitri però non vedono nulla, si lamenta anche Chatman, poi preferisce mettere il pallone in mano a Cettini che lavora con Likolitov. Che brutto passaggio, Hozer fa gli straordinari per riuscire a recuperarlo. Vediamo il fallo, a chi viene fischiato? Penso un giocatore in maglia della ASVEL, della ASVEL Villeurbanne, dovrebbe essere
Matt Walsh. Vediamo il tocco di Emmons, poi arriva Ozer, recupera il pallone. Sì, il fallo forse di Emmons più che di Matt Walsh, che si lamenta a sua volta perché diceva che la palla insomma era nostra, ed erano anche il contropiede 2 contro 1 i giocatori della Svel di Villeurbanne. Però il fallo fischiato, dunque rimessa a lato, ancora senza Lenai il Beşiktaş per gestire questi ultimi possessi fondamentali. Chatman, vediamo cosa fa, mette in punta, ribalta bene contro la zona ora schierata da parte della formazione francese. Cetin dentro e fuori dalla media, rimbalzo ancora per Matt Walsh che sta facendo la voce grossissima sotto il proprio tabellone. Occhi ai passi, Gelabal riapre ancora per Walsh nel mezzo angolo per Zizic, questo è il suo tiro e allora lo mette a bersaglio l'ex giocatore del Barcellona. 7-5, 7-2. Tre punti da recuperare per la Svel, la palla però è in mano al Beşiktaş. Ignerski, che è tornato sul parquet, il polacco va a servire Mari Chatman, vuole aspettare Chatman, vuole giocare col cronometro mentre si gioca con un 4 basso. Tanto spazio per Chatman per penetrare, vediamo cosa fa. Prova ad attaccare Emmons dal palleggio, va via col cambio di mano, poi Ignerski, la finta di tiro, il palleggio, Cetin, un tiro tutto storto, che tripla di Cetin a bersaglio. 7-8, 7-2, due possessi pieni di vantaggio, ma poi non rientra però il Beşiktaş nella metà campo difensiva, lascia la possibilità a Tilly di accorciare subito da sotto. 7-8, 7-4, però che canestro che ha fatto in quell'azione precedente il turco. Occhio Chatman, gli tocca il pallone Emmons, non riesce però a controllare, sale anche Walsh a portare pressione, più che altro sale per spendere un fallo l'ex Olimpia Lubiana, un fallo che manderà Mari Chatman in lunetta. Chiede calma adesso la panchina del Beşiktaş. Chatman in lunetta con 2 tiri liberi che pesano tantissimo e non penso sia nemmeno il caso di dirlo. Chatman sbaglia anche piuttosto malamente il primo. Attenzione, da che punti restano 4. 7-8 Beşiktaş, 7-4 Asvel. Chiaramente questo tiro libero conta ancora più del primo. Dentro Mari Chatman segna. 7-9, 7-4, 5 punti la forbice fra le due formazioni. Vediamo se chiama un time out la Svel per avere la rimessa poi a centrocampo. Arbitro dice no, intanto si chiama un fallo dalla panchina. Vediamo un po' cosa succede, non ho ben capito quale sia il problema che ha fermato il gioco in questo frangente, questi frangenti decisivi, perché il Beşiktaş potrebbe vincere la sua prima partita in Eurocup e dunque muovere finalmente la sua classifica e salire così al terzo posto nel gironcino con una vittoria e 2 sconfitte. Chiaramente se la Svel dovesse a sua volta perdere andrebbe quarto con 1 vittoria e 3 sconfitte. Beşiktaş che ha una gara in meno perché si dovrà rigiocare quella col Göttingen, risultato non omologato. Ma comunque torniamo a commentare questa partita. Emmons in palleggio contro Cetin, un passaggio un po' brutto per Gelabal, buona pressione difensiva delle Beşiktaş, un giocatore a terra, poi la palla persa da Gelabal che spreca così una buona prestazione. Yarangum di esperienza va a prendersi il fallo commesso in stereofonia da Tilly e dallo stesso Gelabal. Dunque Yarangum in lunetta potrebbe con un 2 su 2 mettere 7 punti, dunque 3 possessi pieni di distanza fra le due squadre e dunque anche sancire in maniera matematica il successo per il Beşiktaş. Yarangum è freddo e buono nel primo tiro libero, 80-74, e ora gara praticamente in ghiaccio per la formazione in maglia bianconera che si appresta così a festeggiare il primo successo della stagione in Eurocup. Sarebbe anche il primo in Coppa per Iverson, bruttissimo tiro libero, il secondo però per Yarangum che come di seguito uno fallo su Matt Walsh, perché giustamente bisogna anche guardare il doppio confronto. Gara di andata, la Svel vince di 3, 88-85. In questo caso Yarangum ha commesso fallo per evitare che la Svel potesse pareggiare proprio il conto con una tripla. Dunque si preferisce mandare in lunetta un giocatore per 2 tiri liberi, prendere al massimo chiaramente 2 punti, piuttosto che rischiare di prendere una tripla, di subire una tripla e dunque di pareggiare così la
la differenza canestri sui 3 punti di differenza appunto. Anzi no, rimessa a lato, non spende in questo caso il fallo il Beşiktaş, lo fa soltanto ora con Mairi Chapman che va a colpire fallosamente lo stesso Emmons. Non c'è ancora bonus però mi sa per la formazione di casa, e dunque ancora il Villeurbanne che riprende con una rimessa laterale, Chapman a portare pressione su Emmons, gli lascia un pochino di spazio, ora Walsh che fa ubriacare Yarangum nell'angolo, triple importante, stoppata su Tilly che non riesce nemmeno a riaprire per Matt Walsh, e finisce qui il Beşiktaş, festeggia così il primo successo in Coppa, 80-74, nonostante un Iverson che resta in panchina per il quarto quarto per problemi di falli, e il più 6 che ribalta anche il meno 3 dell'andata, dunque il Beşiktaş che va al terzo posto nel girone con una vittoria e 2 sconfitte. Per questa sera da Istanbul è tutto, Daniele Fantini vi saluta e vi lascia ai programmi di Eurosport 2, un buon proseguimento di serata e un saluto a tutti gli appassionati di basket.